Nella giornata di mobilitazione in tutta Italia, indetta dai sindacati di base, sono scesi in piazza anche gli studenti. La protesta somma diversi no alle politiche del governo Renzi e dell'Unione Europea, al Jobs Act, alla legge di stabilità e al piano della riforma della scuola. Per fare la buona scuola non basta solo un governo, ci vuole un paese intero, è scritto sul sito labuonascuola.gov.it. Eppure questa buona scuola, che nel disegno renziano dovrebbe far crescere il paese, non piace agli studenti. Innanzitutto chiediamo chiarezza, perché è una riforma dove è stata aperta una consultazione e ci è stato chiesto di esprimerci rispetto a delle linee guida che non sono chiare. Non è chiaro come i privati debbano intervenire nella scuola, non è chiaro come si possa pensare di mettere il wifi, i registri elettronici, le lavagne multimediali nelle scuole quando ci manca la carta igienica, quando ci mancano i servizi, quando ci mancano i laboratori di informatica, di chimica. Non è chiaro come verranno disposti i fondi per l'edilizia scolastica, come verranno aggiunte le materie, ma tagliando che cosa? La discussione su come vogliamo la scuola deve partire dalle scuole, deve partire dai collettivi, bisogna parlare nelle assemblee, non bisogna limitarsi a fare assemblee pomeridiane come quelle organizzate dal Ministero. Dobbiamo parlarne tutti e dobbiamo decidere noi come cambiare la nostra scuola, perché dobbiamo essere noi e diventare i cittadini del mondo che domani possono davvero risolvere i problemi. E invece noi davanti abbiamo solo un futuro di precarizzazione, ci illudono dietro parole solo di propaganda, che si danno soldi alla scuola, si dice che è il più grande finanziamento degli ultimi 20 anni, ma in realtà questo non è vero. Noi non ci siamo, noi non ci facciamo abbindolare da queste parole belle.